buonasera a tutti. Siamo in collegamento con Angelillo. Buonasera Angelillo. Buonasera a tutti. Prestazione opaca questa notte, non trova? Sicuramente viviamo un periodo di difficoltà. Speravo in qualcosina di più, ma siamo anche stati sfortunati in certe circostanze. Jack e Coca ha una domanda, vero? Sì, giusto appunto. Ma abbiamo visto questo Silvio un po' in difficoltà, già al terzo gin tonic. Che cosa ci può dire? Purtroppo Silvio arriva da un anno di fidanzamento. Non è al 100% della forma e non possiamo permetterci di farlo partire dall'inizio. Per questo, per almeno su sabato, siamo stati costretti a farlo arrivare dopo l'aperitivo. Ma io non capisco una cosa, Si parla sempre sui giovani, di puntare sui giovani, ma questa sera eravate tutti sopra i 27 anni. Ma dove volete andare? Puntare sui giovani è importante, però non è facile. In alcuni locali non li fanno neanche entrare, quindi è un bel problema. Poi noi ricordiamoci che alcuni hanno il coprifuoco, quindi rischia di arrivare a fine serata in inferiorità numerica e va in difficoltà chiaramente. Poi si parla sempre di giovani, ma ricordiamoci che noi ne abbiamo uno importante, ginotonico, che però è fuori da mesi per un brutto come etilico e non possiamo prenderlo e gettarlo subito nella mischia, ha bisogno di tempo per tornare in forma. E Coca? Sì, ma cosa ne pensa di Mario Bergantelli? Ultimamente lo vediamo con la testa dall'altra parte, Mario Bergantelli è giovane e commette ancora qualche sbaglio. È normale. So che vi state riferendo al selfie che ha postato lo scorso sabato, che lo ritrae davanti a un libro. Io gli ho detto che deve tenere fuori dal bancone il lavoro, i problemi, lo studio. Altrimenti rimarrà sempre una promessa incompiuta e non riuscirà mai ad essere un vero top player. E cosa ne pensa del supermercato di riparazione? Io penso che chi come noi in difficoltà sia quasi obbligato a ricorrere al supermercato di riparazione. Con 7,50 euro riesci ad avere una bottiglia di vodka liscia e una Red Bull, che poi durante la serata possono esserti utili. Poi ricordiamo l'ottimo lavoro della dirigenza. Lo scorso sabato è riuscita ad avere in prestito con obbligo di riscatto una bottiglia di vodka e chi come noi ha difficoltà, lo dobbiamo capire, non può più permettersi 3 cocktail in discoteca, assolutamente da escludere. Ma diamo un'occhiata al calendario. La prossima siete di nuovo in casa, alla Cabraz, poi una trasferta insidiosa al Globo. Il calendario non è sicuramente favorevole, ma io credo nei miei uomini, credo nelle loro capacità e spero un po' in meno sfortuna, perché comunque questo sabato abbiamo perso 2 uomini. Sergio, mentre scappavamo da una banda di ubriachi che ce le volevano dare, si è stirato. E Silvio addirittura si è strappato quando si è scappati dal locale dove non avevamo pagato il conto. Però anche qui si ricollega al problema del fair play finanziario. Quando non hai un budget alto devi ricorrere anche a questi stratagemmi. Sbaglio o Sergio ha preso un po' di pali? Sì, ha preso un po' di pali. È un periodo in cui andiamo in difficoltà sulle palle inattive, o per meglio dire, sull'inattività delle palle. A proposito di donne, cosa ne pensa della rissa esplosa a fine serata? Guardiamo pure il replay. No, ma secondo me Silvio non la tocca. Si vede chiaramente che è la ragazza che simula un orgasmo e poi arriva il suo fidanzato incazzato. Assolutamente, Silvio non la tocca. Pensa di riuscire a riportare questa squadra ai primi posti? Se guardiamo le statistiche di Sergio, il vostro bevitore migliore sembra in chiara difficoltà. Io gradirei più rispetto per i miei uomini. Ricordiamoci che Sergio, anche se in difficoltà, in carriera ha vinto 2 birroni d'oro. E questa squadra che voi prendete tanto in giro e trattate in questo modo
Lo scorso anno è riuscita a vincere 2 cacce al tesoro alcoliche, che non sono poche, e a qualificarsi per l'Oktoberfest, dove nonostante la squalifica di Silvio per rista è riuscita a comportarsi discretamente bene. Più rispetto, io voglio più rispetto. Girano voci su nuovi investitori stranieri. Benvengano gli investitori stranieri. Prendiamo esempio dall'estero dove hanno fatto tanto bene, ma anche solo qui in Italia. Basti pensare al Plutos o ad altri locali dove gli investitori stranieri sono serviti poi per dare comunque nuova linfa, nuova speranza e nuova vita al locale. Ok, grazie mille Angelillo, allora ci vediamo settimana prossima. Buonasera a tutti quanti, grazie, arrivederci.